Oltre alla piattaforma grafica abbiamo anche uno screen che vedremo domani di automazione, cioè tramite questa piattaforma, tramite questo sito, tramite questo strumento, chiamiamolo pure a questo modo, riesco a scannerizzare per risparmiare tempo, questo perché D'Ambrosio non aveva voglia di stare tutto il giorno lì a guardare i titoli e allora ci è toccato inventare, per farlo contento, lo screen di automazione che poi abbiamo anche divulgato con altre persone e adesso domani lo vedrete. Quindi un applauso a Stefano che grazie a lui adesso c'è lo screen di automazione. Ma è realmente una storia vera questa, Cioè, perché all'inizio era, cioè, quando avevamo trovato questa soluzione che nel tempo si prospettava veramente una soluzione intelligente, c'era da stare a cercare titoli a mano tutte le sere. Ma sapete quanti sono i titoli dell'SP500 piuttosto di altri indici americani? Sono migliaia che dovevano presentare, come vedrete domani, delle conformazioni precise e non bisognava guardarle tutte a mano. Prima vai, facciamo a metà, poi dopo Gabi te fai 60 o 40, poi 70-30, poi screen d'automazione. È vero. Come avete ben capito, l'ha anticipato adesso Stefano, dove investi? Investi in titoli azionari. Perché in titoli azionari? Perché i titoli azionari hanno quella struttura, quella forma per poter essere adattabili alla strategia di breve periodo. Non posso fare la strategia di breve periodo con i titoli di Stato, non posso farla con i bot, ma dai titoli azionari, i cari e vecchi titoli azionari, che sono quelli che noi conosciamo meglio, ma perché sono i più semplici, sono i più naturali rispetto magari a tanti prodotti della finanza moderna, dove si conosce il nome, ma poi cosa c'è dentro non si sa neanche. Quindi utilizziamo due strumenti, ETF per quanto riguarda il lungo termine e titoli azionari per il breve termine.